Boccata d'ossigeno per la classifica, iniezione di fiducia per il morale del gruppo in vista del derby casalingo di domenica contro la capolista Cerignola. La vittoria esterna di mercoledì nel recupero con il team Altamura ha permesso al Nardò finalmente di rompere il ghiaccio nel nuovo anno e ottenere i primi punti del 2022, interrotta così una sequenza negativa di 5 sconfitte consecutive. Grande gioia per il ritorno alla vittoria, meritatissima peraltro, anche se fin troppo sofferta negli ultimi proprio minuti e attimi della partita, ma evidentemente una stagione che deve andare così, cioè quello che ci accomuna un po' tutte le partite è sempre questa sofferenza. Però io dico ben venga questa sofferenza, se poi deve essere diciamo l'epilogo comunque di una vittoria. E quindi mi sento di ringraziare i ragazzi che sono stati veramente bravi, è un'iniezione di fiducia soprattutto per loro, ma anche devo dire per noi tutti, per l'ambiente, per i tifosi. 3 punti fondamentali, quelli ottenuti sulla Murgia, la salvezza del Nardò in ogni caso resta tutta da conquistare. La classifica non è ancora bella da vedere, ma i neretini possono sperare sempre nella conferma della categoria senza passare dai play-out in virtù dei 3 recuperi da giocare, il primo domenica 20 contro il Nola. Noi siamo ancora penultimi credo in classifica e non ce lo meritiamo assolutamente, soprattutto non se lo meritano i nostri ragazzi che certo non sono giocatori da penultimo posto nel nostro girone, e loro sanno quanta fiducia e quale fiducia tutta quanta la società riponga in loro, quindi spero solo che questo sia solo l'inizio di una lunga serie positiva che può passare anche attraverso partite come quella con Cerignola, che sulla carta evidentemente è una partita quasi ingiocabile, però il calcio ci ha insegnato e ci insegna sempre che non è una scienza esatta e che determinati valori sulla carta possono essere sovvertiti in campo con la dedizione, la abnegazione, il sacrificio, lo spirito di gruppo, l'amore per la maglia. Tutte le attenzioni al momento sono rivolte dunque alla super sfida con il Cerignola in programma davanti al proprio pubblico domenica a partire dalle ore 15, Ofantini in serie positiva da 25 partite tra campionato e Coppa Italia. Accoglieremo una super squadra, una grandissima società come il Cerignola e già mi immagino uno Giovanni Paolo II che ribollirà di tifo e di passione per quello che credo che possa e debba essere un grande pomeriggio di sport.